lo superficial cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con la sangre, cambia el pasto, su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el sentir una mano, cambia el rumbo el caminando, aunque estoy. La questione è piuttosto semplice, da mesi ormai che ci battiamo su questo. In realtà nel 2010, quando è passata l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne che lavorano nel pubblico, per la legge, il decreto legge del governo ha codificato una specie di patto generazionale, per cui si diceva che questi risparmi che il governo aveva quantificato in 4 miliardi in 10 anni dovevano andare per iniziare finalmente una politica o le politiche di conciliazione tra la vita familiare e la vita lavorativa, per consentire appunto alle donne di essere più presenti sul mercato del lavoro in Italia. Come si sa, l'assenza di servizi dagli asili nido per gli anziani, per gli anziani malati, fa sì che tutte queste attività ricadono sulle spalle delle donne italiane e quindi sono quindi penalizzate in termini di lavoro e di carriera. Tutto bene, tutto male, perché mentre il primo anno è andato effettivamente così, dal 2011 questo patto generazionale è stato rotto, questi soldi non si sa dove sono finiti e in realtà l'articolo 13 della manovra chiarisce che il patto generazionale è finito e che questi 4 miliardi, diciamo, di risparmi appunto dovuti all'innalzamento dell'età pensionabile delle donne andranno a fare qualcos'altro, non si sa che cosa, ma certamente non a quelle finalità stabilite per riscattare o cominciare a riscattare la situazione delle donne italiane. Questo noi lo riteniamo punitivo non solo per quanto riguarda le donne, ma in realtà per quanto riguarda il paese, perché ormai è chiaro, tutti lo dicono, che penalizzare il patrimonio al femminile delle donne italiane blocca anche la crescita. Quindi ci stiamo battendo per questo, ci auguriamo che la manovra non sia solo una manovra di tagli, ma appunto una manovra di investimenti e di politiche proattive, quindi vediamo cosa risponderà il governo, però la situazione è questa, 4 miliardi dovevano andare, diciamo, per le nuove generazioni al femminile, in realtà questi 4 miliardi sono spesi. Así como cambio yo en estas tierras lejanas, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, tavolo, è un ragionamento su come rendere possibile e non ogni giorno impossibile la vita delle donne italiane, con una possibilità di avere servizi che rendano compatibile il doppio lavoro che fanno, talvolta il triplo lavoro, parlare di un aumento dell'età pensionabile e vedere le risorse da questo ricavate non destinate alle politiche per le donne,
ma utilizzate in altri modi, talvolta in modi addirittura, come dire, non definiti, non chiari, è una cosa che non può più sopportarsi. Insomma, le donne italiane quanto devono pagare la crisi? Più degli uomini? Io credo che oggi siano i giovani e le donne italiane quelli che sopportano di più il peso della crisi e di queste politiche economiche. Cioè, nel senso, è fondamentale esserci, è fondamentale che ci siano tante deputate, che cominciamo da qui questa protesta contro questo scippo dei 4 miliardi dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne. Io credo che sia fondamentale che noi donne italiane diciamo con grande chiarezza quello che sta facendo questo governo tra le tante cose, ma una delle cose secondo me, appunto, secondo noi che oggi siamo qui, una delle cose fondamentali che sta facendo, sta scippando i soldi alle donne italiane, e quindi è importante che se ne parli, è importante che le donne italiane lo sappiano, e sarebbe importante riuscire a bucare questa cosa. Questa manovra è una manovra devastante per gli italiani e le italiane. Una delle cose più devastanti e anche più non ci aiutano a costruire il futuro è questo dello scippo dei 4 miliardi alle donne italiane. In questi giorni ci sta in corso la festa dell'unità del Partito Democratico. Sì. È successa una cosa, diciamo, che di costumi, ma neanche tanto. Un'organizzatrice, credo che sia appunto una donna, ha preso come emblema, come manifesto rappresentativo, con il titolo Il vento cambia, o il vento sta cambiando, un'immagine di una ragazza con una gonna corta che svolazza. Sì. E ci sono state alcune polemiche, sì, in questo senso, perché pare che appunto alcune donne si siano risentite perché ci si richiama a vecchi stereotipi. Beh, gli stereotipi appartengono alla destra e alla sinistra, gli stereotipi sulle donne appartengono purtroppo a tutto il paese. La grande battaglia che fa anche Vari e Dispari è esattamente su questo, sul superamento degli stereotipi, e io penso che sia stata una furbata, molto banalmente, per farne parlare, e che comunque appunto il tema degli stereotipi è un tema che attraversa tutte le forze politiche, tutti i cittadini, e per questo va fatta una battaglia anche trasversale su questo. Detto questo, penso che noi donne italiane dobbiamo lavorare perché appunto più donne governino il vento che cambia, e se noi riusciamo, più donne riescono a governare il tempo che cambia, non ad essere, diciamo, quelle che lo fanno cambiare e basta, ma lo dobbiamo governare, sicuramente quelle cose non accadrebbero più. E un'ultima domanda leggermente maliziosa le chiediamo: un governo è composto anche da alcune donne, c'è una quota abbastanza rappresentativa anche rispetto agli anni passati. Questo governo, sì. E le chiediamo una politica, diciamo, che si schieri apertamente contro il costume anche abbastanza maschilista della cultura in Italia. Basta appunto una quota femminile nel governo, oppure ci vuole una cultura maturata anche nel paese? Ma guardi, io penso che più donne che hanno un'idea della costruzione di una società di donne e di uomini insieme, e che hanno un'idea diversa delle donne e del valore sociale delle donne italiane nel nostro paese, facciano bene a tutto il paese. Naturalmente non basta essere una donna, come non basta essere un uomo. Diciamo che sugli uomini questa riflessione non si è mai fatta. Ci sono posti di comando nel nostro paese che sono fatti esclusivamente, dove sono solo ed esclusivamente uomini. Io credo che quello non faccia bene al paese, e nessuno si è mai chiesto se sono migliori o peggiori quegli uomini che sono in quei posti. Nel momento in cui si apre la questione che un posto di potere debba essere affidato a uomini e donne insieme o delle donne, si apre la questione di come devono essere le donne. Io trovo che sia abbastanza irritante, per quanto mi riguarda, una riflessione del genere. Ci sono donne migliori e peggiori, come uomini e donne peggiori. Io credo che una democrazia si possa chiamare democrazia solo se appunto al governo e del paese, a tutti i livelli, ci siano donne e uomini insieme, perché solo insieme si può costruire una società più giusta e migliore per tutti. TV Radicale ringrazia l'onorevole Concia. Grazie a voi. Grazie. Pensi che per appunto che le donne abbiano lo stesso peso degli uomini nella politica e nelle istituzioni basti
da parte delle forze politiche, inserimento di quote, rosa, verdi, gialla, seconda? No, io penso che l'intero patrimonio femminile nel nostro paese appunto è penalizzato e la politica rappresenta alla fine il paese, non ci sono donne direttrici di giornali, una in cui si crea, non ci sono donne rettrici, non ci sono donne direttrici di banche, insomma, quindi ci sono, le donne vengono un po' tenute a fare altri tipi di lavori, le commesse, le ricercatrici in università, a condizione che poi non gli venga a mente di fare il rettore, insomma, e la politica poi rispecchia questo. Questo è un andazzo che dura da... E io non credo che servano le quote, personalmente non sono a favore, poi come le hanno votate in Italia sono francamente godine. Credo invece che sia necessario avviare un altro tipo di politica riconoscendo che le donne sono degli esseri umani con tutte le potenzialità degli altri e che non devono essere ghettizzati in ruoli prefigurati, ma questa è una battaglia anche culturale molto lunga, però bisogna farla e qui siamo. Allora, non farti scippare il futuro, con questa giornata, prima con alcune appassionate del tema e alcune parlamentari, stiamo cercando di lanciare una campagna di mobilitazione straordinaria per arrivare magari a una manifestazione più corposa per sventare lo scippo dei 4 miliardi delle donne italiane che erano... sono soldi derivanti dalla misura di equiparazione dell'età pensionabile nel pubblico impiego. La manovra finanziaria in atto ha certificato i nostri più pessimi sospetti, ovvero quello di destinare tutta l'intera cifra ad altro e non a misure che erano state precedentemente accordate proprio da un disegno di legge di questo governo a conciliazione, welfare, assistenza e cura. Tutte queste voci sono essenziali da finanziare per rimettere le donne in paro con le proprie concittadine europee e per rimetterci in marcia verso una, non dico piena, ma almeno decente occupazione femminile. Valeria, una nota di costume ma che poi non è neanche tanto distante dalle argomentazioni. In corso in questo periodo è la festa dell'unità, organizzata ovviamente dal PD, eccetera. E una donna, una giovane donna è organizzatrice e credo sia anche responsabile della scelta del manifesto che è stato appunto che dà informazioni e rappresenta appunto questa festa dell'unità di quest'anno. Questo manifesto rappresenta una donna in gonna corta con sotto il titolo "Il vento cambia", una gonna corta che svolazza. Ci sono state alcune polemiche da parte degli ambienti femminili perché si richiamano, appunto hanno detto che insomma ci si richiama vecchi stereotipi. Che cosa pensi tu di questa cosa? Che se la potevano francamente risparmiare e in un momento in cui proprio il governo e la maggioranza sono diciamo attaccati anche per una certa immagine che propongono delle donne italiane con tutti i vari gossip e rumors che ci sono sul Presidente del Consiglio, beh certo che il principale partito di opposizione metta delle belle gambe alla Marilyn Monroe con una citazione per carità cinematografica dicendo "il vento è cambiato", ci pare che il vento non sia cambiato affatto. Siamo con Annalisa Mandorino, vice segretario generale di Cittadinanza Attiva. Le chiediamo le motivazioni di questo evento e della sua partecipazione. Sono qui oggi per rappresentare l'interesse di Cittadinanza Attiva, la mia organizzazione, per questo ennesimo scippo dei diritti delle donne. C'era stato promesso, si era preso un impegno che con l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne le risorse guadagnate sarebbero state reinvestite in termini di risorse a vantaggio delle stesse donne, della loro inclusione nel mondo del lavoro, delle pari opportunità. Così ancora una volta non è, ancora una promessa mancata. Si aggiunge alle tante promesse mancate di questo periodo e ai tanti tagli drastici sul nostro sistema di welfare che vanno soprattutto ad appesantire la vita quotidiana delle donne. Do solo qualche dato per essere più chiara su questo punto. Da alcuni anni che il fondo per la non autosufficienza è stato del tutto azzerato, che è stato azzerato il fondo per i servizi per l'infanzia, è stato azzerato il fondo per le politiche dell'immigrazione che tante ricadute ha sulle donne migranti.
è stato diminuito fortemente il fondo per le politiche sociali, si sta condannando a morte il nostro sistema di welfare e le ricadute principali di questa condanna sono proprio sulle donne che quotidianamente devono assumersi l'onere di fare ciò che lo Stato ormai delega completamente. Un dato che dimostra quanto difficile siano le pari opportunità per le donne ancora oggi è quello relativo agli asili nido. Nel nostro paese solo il 13% dei bambini frequenta l'asilo nido, il 25% dei bambini che ne fa richiesta rimane fuori dagli asili nido, ma questo dato è fortemente sottodimensionato. In realtà ci sono molte famiglie che neanche fanno richiesta perché tanto sanno che pur facendola non avrebbero diritto ad entrarvi, e quindi è come se al sentimento della partecipazione civica fosse subentrato quello della rassegnazione civica. Noi siamo qui oggi per dire che questo stato di cose va assolutamente cambiato. E le facciamo una domanda abbastanza specifica. L'Italia presenta un panorama un po' variegato nel costume sociale di base. Spesso le donne, soprattutto al sud, fanno al contempo da madri, lavorano, badano a mariti e così via. Pensa che nelle forze politiche oggi ci sia una spinta che possa guidare verso un cambiamento, verso una società meno maschilista e più protesa alle pari opportunità? Sì, come dicevo, i costi dei tagli e della condanna a morte del nostro sistema di welfare sono soprattutto a carico delle donne. Si parla oggi di un welfare della famiglia sostitutivo del welfare dello Stato, sarebbe più corretto dire il welfare delle donne, perché sono loro che quotidianamente, specie nelle regioni del sud del nostro paese, garantiscono comunque i diritti sulla propria pelle, quindi sacrificando se stesse, e fanno in modo che l'equilibrio sociale sia comunque garantito, altrimenti probabilmente già avremmo avuto delle ricadute molto più drammatiche e pericolose nel nostro paese. Attualmente non sembra che la classe politica, l'ultima manovra lo dimostra, stia lavorando per un'inversione di rotta rispetto a questo, è proprio il motivo per cui siamo qui oggi. Diciamo che siamo molto fiduciosi nella partecipazione dei cittadini e delle cittadine in particolare per smuovere questo stato di cose e fare in modo che le cose cambino. Vogliamo soprattutto combattere un'idea secondo la quale i fondi in assoluto non ci sono. I fondi sono pochi, vanno amministrati con cura, ma vanno anche investiti per le cose giuste piuttosto che per le cose sbagliate. Un taglio dei costi della politica a vantaggio per esempio delle condizioni delle donne sarebbe potuto essere un buon segnale di questa manovra finanziaria, che invece non c'è stato. E le chiediamo appunto, Cittadinanza Attiva di cosa si occupa e in che ambiti? Cittadinanza Attiva è un movimento che esiste dal 1978 e si occupa in particolare di due cose: la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica attraverso una presa di consapevolezza dei cittadini del loro ruolo, che non deve essere limitato soltanto al momento elettorale, al momento del voto, ma si deve esprimere in ogni giorno per le politiche che riguardano i cittadini direttamente, che quindi hanno particolare rilievo per la loro vita, e si occupa di tutela dei diritti dei cittadini, ritenendo che queste due cose siano strettamente legate, che non ci può essere partecipazione dei cittadini senza garantire loro almeno la tutela dei diritti fondamentali, e che la tutela dei diritti è condizione, quindi imprescindibile, per la partecipazione. Le chiediamo un'ultima cosa, visto che è così gentile per tipo radicale. Ha conoscenza, ha qualche, diciamo, dato relativamente alla condizione femminile nelle carceri? Il mondo radicale è molto attento a queste carceri, Marco Pannella sta portando avanti un'azione di lotta per l'amnistia. Sì, è una condizione particolarmente delicata quella delle donne nelle carceri. Nello specifico, come organizzazione, non ci occupiamo nello specifico di questo problema, però è logico che una condizione già drammatica su donne che sono anche madri nella maggior parte dei casi si riverbera con particolare drammaticità, con particolari ricadute. In realtà eravamo riusciti a far modificare per legge una specie di patto generazionale, sostanzialmente, per cui in qualche modo si accettava di almeno nel pubblico, anche grazie alla Costituzione europea, di ritardare l'andata in pensione, la pensionabile in qualche modo a condizione delle nostre figlie, anche le nostre, sostanzialmente, potesse
potessero sperare di avere una esistenza, diciamo, più equilibrata, più sostenuta, più aiutata, specie nel periodo della vita più difficile, quando bisogna equilibrare le esigenze lavorative e le esigenze familiari. E quindi era una specie di patto generazionale codificato per legge, il famoso decreto del 2010, in cui il governo ha quantificato questi risparmi in 4 miliardi fino al 2020 e poi ha reddito il 242 milioni di euro. E se non che questo patto legislativo, peraltro, è stato poi tradito. Il primo anno i 120 milioni del 2010 possiamo immaginare che siano andati, come dice il governo, a ripianare i fondi per gli asili nido, visto che aver tagliato l'ICI fa sì che i comuni sono azzerati in termini di bilancio. Se non che a partire già dal 2011 non c'era più traccia di provvedimenti che avessero anche solo vagamente a che fare con le donne italiane. E in più, sospettando giustamente, abbiamo cominciato con il problema col decreto sviluppo, col piano di riforma nazionale, cioè è un mese che va andando avanti questo tormentone tra emendamenti non ammessi, ordini del giorno, eccetera. E poi in effetti si è scoperta la verità, perché l'articolo 13 della manovra, ma quando arriverà, quindi, insomma, comunque, da quanto leggiamo abbiamo scoperto la verità, perché l'articolo 13 toglie esattamente questi fondi, questi 4 miliardi da dove erano destinati. Li metterà altrove a ripianare il debito, cose egregissime, si fa per dire, però di fatto questo patto generazionale è ormai sciolto unilateralmente, perché il governo ha deciso di sciogliere. Io penso che questo sia non solo inopportuno, diciamo così, rispetto alle donne italiane, ma penso soprattutto che è un male per il paese, perché ormai dalla Banca d'Italia all'Istat, alla Commissione Europea, ci si dice che per rilanciare anche l'economia del nostro paese è importante facilitare l'accesso delle donne al mercato del lavoro. Quindi in realtà stiamo andando nel senso opposto, in effetti questa è una manovra tutta tagli, senza manovre, diciamo, per la crescita. E uno degli elementi per la crescita è esattamente il potenziamento del patrimonio al femminile. Ormai lo dicono anche i sassi, potessero parlare, nella situazione veramente pietosa delle donne italiane, noi siamo le ultime su prendere qualunque criterio, ci salva solo Malta dalla parte finale. Questi 4 miliardi erano veramente grandi investimenti, e ripeto, è un investimento non solo per le donne di questo paese, ma un investimento per questo paese. In realtà ad oggi non è così, noi speriamo che questa mobilitazione faccia riflettere chi appunto anche a destra, chi ha votato a destra, e che penalizzare le donne italiane non aiuta il paese. Quindi non ci può essere maggiore occupazione senza maggiore sviluppo per le donne? Questo è evidente, perché poiché ogni donna di lavori ne fa già tantissimi, fa la colpa, fa la badante, assiste gli anziani malati, si occupa della casa, quando le rimane tempo ovviamente fa qualcos'altro, ma innanzitutto fa la madre, poi fa la moglie, poi eccetera eccetera. Tutto questo si chiama welfare all'italiana, no? Tutto questo è l'osannato centralità della famiglia, che è una versione molto ipocrita, perché quando non è che parliamo di famiglia, parliamo dell'elemento femminile dell'attuale famiglia. Si chiama welfare all'italiana. Questo è penalizzante, ripeto, certo per le donne, basta vedere le statistiche. Poi le donne italiane sono brave come le spagnole, perché c'è la maledizione divina, per cui il problema è che hanno una cattivissima politica per quanto si riguarda, che è una politica di non valorizzazione. Alla fine questo è un danno per il paese, e quindi penso che sia utile reagire, proprio per far riflettere che questa non è un'azione corporativa di chissà quale piccola categoria di scatenate, non è così, siamo pure scatenati, questo è vero, però non siamo una piccola categoria, perché stiamo parlando esattamente
del rilancio economico del paese. Posso chiedere in sintesi cosa fare con questi 4 miliardi e con quali vantaggi anche per tutto il paese? Beh, c'è l'imbarazzo della scelta, in più non è che sempre dobbiamo inventare l'acqua tiepida, basta fare un giro in Europa e vedere come altri paesi sono riusciti. Allora, dalla questione tradizionale degli asili nido, ma che possono anche essere forme inventive, l'asilo di caseggiato per esempio, che è un'esperienza tedesca piuttosto utile, possono essere i voucher che sono quelli distribuiti dai comuni come i voucher mensa, ci sono i voucher per l'assistenza agli anziani il sabato, per portarli, accompagnarli all'ospedale, per accompagnarli a fare le visite, insomma. Quindi basta fare un giro per l'Europa e l'elenco può essere lunghissimo. Tant'è vero che noi avevamo chiesto al governo di presentarci il 30 ottobre un programma un po' definito, per cui non c'è che l'imbarazzo della scelta. Intanto questo flash mob fa seguito a un'azione che dura già almeno da qualche tempo, e riguarda l'impegno a sorvegliare i fondi che derivano dall'equiparazione dell'età pensionabile nel pubblico impiego delle donne. Questi fondi erano stati destinati al fondo per la non autosufficienza e in particolare per servizi alla conciliazione, cioè per aiutare le donne italiane che costituiscono il welfare di questo paese a svincolarsi da parte delle responsabilità di cura che hanno, in modo da poter anche accedere per esempio alle carriere professionali. Questi fondi sono stati distratti sia nel 2010 che nel 2011. E oggi con la finanziaria c'è un simpatico riciclo che li distrae per sempre, cioè fino al 2020 non se ne parla proprio di servizi. Quindi assieme ad altre 80 associazioni abbiamo promosso un appello per contrastare questa manovra e oggi abbiamo coinvolto tutte le parlamentari che siamo riuscite a ruolare in questa battaglia. Devo dire che in tanti hanno risposto all'appello. Noi abbiamo avuto, a parte Emma Bonino e Bella Foretti, e perfino un uomo per tutta, poi abbiamo avuto al fronte PD un uomo, no? Abbiamo avuto Chiaro, Bindi, abbiamo avuto tantissime senatrici, dalla senatrice Adamo, abbiamo avuto la deputate Alessia Mosca, la signora Concia, cioè abbiamo avuto un'ottima risposta, Maria Ida Germontani, anche il sindacato ha risposto, abbiamo avuto la partecipazione di Susanna Camusso. E questo flash mob, come vede, qua abbiamo delle borse. E allora, siccome di scippo si tratta, volevamo consegnarle noi, tanto ce le stanno rubando, no? Allora stiamo consegnando delle borse a questo governo che oltretutto contraddice una norma che aveva fatto lui, una legge che aveva approvato lui nel 2010. Questa azione è grave nella forma e nel contenuto. Nella forma perché era una legge e quindi già i fondi precedenti in questi 2 anni sono stati distratti senza tenere conto che era una legge, che quindi ci voleva almeno un'altra legge per fare una differenza. Invece nel contenuto non è solo grave, è anche stupida, perché la mancanza di servizi in questo paese, di conciliazione soprattutto, inibisce l'occupazione femminile. E l'occupazione femminile è un abilitatore di crescita riconosciuto in tutto il mondo. E la crescita è esattamente ciò che manca in questo paese, la crescita economica. Quindi tra le varie caratteristiche di questa azione c'è la stupidità, che quindi è quasi più grave di tutte le altre caratteristiche. L'Italia di problemi per quello che riguarda l'equiparazione femminile ne ha tanti. Tenga conto che noi sugli indicatori come media siamo penultimi in Europa. E siamo penultimi perché ci salva Malta. Quindi siamo messi male su tantissimi fronti. Che ha il divorzio da qualche mese. Detto ciò, quindi partendo dal fatto che siamo messi malissimo, allora l'occupazione
è il primo gradino, no? Che porta alle donne più ricchezza, più autonomia anche psicologica. E quindi è l'abilitatore di tantissime altre cose. Ed è anche un abilitatore culturale, perché se le donne cominciano a lavorare di più, sono più autonome, riescono poi ad accedere, poche magari, perché c'è ancora molta discriminazione, comunque cominciamo ad avere delle donne in posizione di leadership. E questo cambierà la cultura. Certo che se andiamo avanti con questi tempi biblici, no? Ci arriveremo nel 3028, no? Per questo che sono necessari investimenti. Gli investimenti in servizi di conciliazione, che poi servono anche ai maschi, perché i vecchi ce li hanno anche gli uomini, i bambini ce li hanno anche gli uomini, sono come, non so, le infrastrutture di comunicazione per una città, come le autostrade. Voglio dire, una città costruita senza strade, senza linee di comunicazione, potrebbe svilupparsi economicamente? Sicuramente no. E allora è ridicolo pensare che metà della cittadinanza italiana possa crescere economicamente senza alcuna infrastruttura di supporto. Un cenno sull'associazione di cui lei è presidentessa, Pari o Dispare, che ha organizzato questo flash mob. Di cosa si occupa? Allora, Pari o Dispare, il nome vuole evocare il fatto che noi donne in Italia nasciamo pari, come diritti, e ci va già bene rispetto ad altri paesi. Ma poi chissà perché cresciamo dispare. Dispare in termini di opportunità, dispare in termini perfino di diritti. Allora, noi ci occupiamo sostanzialmente di due macro filoni. Il primo è donne e lavoro. Il lavoro dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Quantitativo perché i tassi di occupazione sono troppo bassi, e qualitativo perché le donne non accedono a posizioni di leadership se non a prezzo di una fatica che è sproporzionata e superando delle barriere che sono insensate. Il secondo filone sono gli stereotipi nella rappresentazione delle donne. E perché questo è grave? Perché è causa ed effetto, no, della discriminazione sul lavoro. Se le donne sono sempre rappresentate o come madri sacrificali che sono felici del detersivo che fa tutto più bianco, come degli animali da ornamento, no? E qualunque donna che ha fatto un minimo di carriera o di affermazione è rappresentata come una nevrotica antipatica, sarà ben difficile, no? Che ci sia un vissuto delle giovani, per esempio, no? Di un ruolo di donna moderna. Quindi noi ci occupiamo di queste due cose. C'è un terzo filone che è l'autorappresentazione delle donne nel linguaggio. E se noi guardiamo attualmente le donne nel linguaggio del potere sono assenti. Basti dire che le onorificenze di Stato sono tutte al maschile. Quando proprio sei brava ti fanno grande ufficiale. Quindi è un discorso di costume. Facciamo a Cristina Molinari una domanda, tra virgolette, di costume, che abbiamo fatto anche all'onorevole Concia. Sicuramente saprà che in questo periodo è organizzata a Caracalla la Festa dell'Unità, organizzata dal PD. La Festa dell'Unità è organizzata, se non altro, almeno per aspetti comunicativi, da una donna, la quale in qualche modo ha pensato di rappresentare appunto questo evento con un manifesto al titolo di Il vento cambia, con l'immagine di una donna con una gonna corta e una che è un po' svolazzante, appunto il vento le alza un po' e le fa intravedere le gambe. Questo manifesto un po' ha sollevato qualche polemica, perché appunto le donne si sono sentite attaccate, almeno alcune, perché richiama a certi stereotipi. Lei che cosa ne pensa? Guardi, io, allora, premesso che questo manifesto rievoca Marilyn Monroe, no? Che è uno stereotipo ironico e divertente che è caro a tutti, no? Io mi sono irritata non tanto per questa foto, ma per quella a fianco. E quella a fianco è quella di un uomo a cui vola la cravatta. Allora, secondo me non è tanto il fatto così di quello che ti solleva la gonna, ma il fatto che a me solleva la gonna, al maschio gli solleva la cravatta. Allora, è questo che fa venire da dire: ma il vento non cambia proprio, no? È sempre il solito vento, no?
Allora, l'avrei trovato più divertente se dall'altra parte ci fosse un uomo con l'accappatoio a cui il vento sollevava l'accappatoio, per esempio, no? Voglio dire, adesso può sollevare quello che vuoi, ma sicuramente non riproporre. A uno scozzese il kilt. È uno scozzese il kilt, ma basta col fatto che gli uomini sono dalla vita in su e le donne dalla vita in giù. È questo che ha irritato, no? Il fatto che l'abbia progettato una donna e l'abbia magari anche approvato una donna non cambia. Volevo tornare un secondo sull'approccio di pari o dispari, che forse io ho detto di cosa si occupano, ho detto come. Certo. Noi crediamo che il movimento in generale delle donne, le associazioni della società civile debbano poi interagire con le istituzioni, perché poi noi abbiamo bisogno di leggi, di norme, di azioni che poi si giocano in Parlamento. Quindi noi cerchiamo sempre di avere una relazione molto forte con tutte le parlamentari e i parlamentari in modo trasversale. E oggi è una dimostrazione, noi abbiamo avuto una grande partecipazione dei parlamentari e quindi credo che la strada giusta sia quella di coinvolgere la società civile, ma per poi portare delle proposte concrete, perché la protesta di per sé ci fa sentire bene, no? Torniamo a casa che siamo contente, però poi lì stiamo, no? Qui rimaniamo. Auspichiamo quindi una crescita culturale che forse è più efficace delle quote rosa? Guardi, sulle quote rosa noi siamo molto divise all'interno della nostra associazione, tutti conoscono la posizione di Emma Bonino. Io sono più invece disponibile perché, avendo alle spalle una carriera da corporation americana, dove le azioni positive sono sempre state adottate da tutta la cultura, per esempio anglosassone, sono un po' più aperta. Praticamente io ho cominciato la mia carriera nel 76 grazie al programma Black Women Handicapped. Io sono uscita all'università con 110 lode, medaglia, laurea in matematica, e francamente lì per lì non lo sapevo che ero Black Women Handicapped. Ci sono rimasta anche male quando ho scoperto che mi hanno assunto. Non credevo di aver bisogno di un programma speciale per essere assunta. Però questo programma speciale vuol dire che qualche americano ha detto all'Italia: adesso voi ne assumete 10. Saranno poche, ma 10 le assumete. E ci sono entrata io. E questo mi ha aperto una vita che poi è stata molto divertente dal punto di vista professionale. Quindi secondo me, adesso non so, questa legge è molto morbida, vale calende greche, eccetera. Però l'Italia è un paese particolarmente ostinato nel maschile. Quindi se non c'è una forma anche un po' coercitiva, io temo che non ci mettiamo 50 anni a crescere come figlio.